Un puffoso saluto a tutti. Prima di cominciare a presentarvi questi tre codici Schleich, The Puffy, in gomma dura dipinti a mano e alti circa 5 cm, vi voglio rammentare che sul mio blog thesmurfsworld.blogspot.it siamo già arrivati ai super puffi sempre a marchio Schleich. Questo vuol dire che abbiamo completato i puffi semplici e i puffi seri. Tramite la barra di ricerca in alto a sinistra, presente sul blog, potete così cercarli tramite etichette scrivendo Puffi semplici e dando l'invio, serie puffi dando l'invio, super puffi dando l'invio, video puffi dando l'invio, etichette puffi e via dicendo. Bene, vi ricordo anche che c'è la scelta della lingua, quindi se avete qualche amico che parla un'altra lingua che potete indirizzarlo su questo blog dove può trovare innumerevoli informazioni. Iniziamo a conoscere il primo codice di oggi che è il 2228. Puffo che fa fitness. Eccolo qua. Poi abbiamo il puffo capomastro, codice 2229, questi colori molto sgargianti, il metro in mano, puffo molto particolare. E poi abbiamo il puffo su albero, puffo selvaggio, il 2230, in questo caso l'albero ha la pedana in plastica e questo pezzo di ramo in plastica. Mentre l'altro pezzo di ramo che tiene lui in mano perché si scompone questo puffo, si spezza, diciamo, si stacca a metà, è invece presente nelle mani di lui ed è in gomma dura. Puffo molto molto particolare. Per i prossimi codici usufruirò della rete semplicemente perché nella mia impostazione dei miei puffi ho puffi molto in alto e non riesco sempre a prenderli per poter farvi vedere i video. I video poi vi ricordo che servono molto per portarvi al blog. Perché? Perché nel blog ci sono più informazioni sulle varianti, le foto di tutti i puffi, mentre qua alcuni non ve li metto appunto perché viene difficile con una collezione di 4.000 passapuffi riuscire a prenderli quando più ci piace per fare video e cose varie. Sì, si puliscano, ma non è semplicissimo sempre prenderli. Quindi vi consiglio di andare sul mio blog. Vi consiglio anche di fare un salto su Facebook se vi fa piacere, mi trovate come Michi Nesti e nel gruppo Smurfs in the World, un gruppo di appassionati più che di collezionisti, perché io mi ritengo appassionata di questi piccoli ometti blu, sia il film che le miniature e miniature di vari marchi. Quindi se vi va potete iscrivervi, oppure a un gruppo aperto potete curiosare e fare domande se avete bisogno di informazioni. Vi ricordo che questi puffi miei personali e quelli presenti nel gruppo non sono assolutamente in vendita. Se vi fa piacere mi trovate su Twitter come sognatrice14 e su Instagram come sognatrice32. Scusatemi, su Instagram come sognatrice14 e su Twitter come sognatrice32. Le inverto sempre queste due cose. Come avete visto ho anche un canale YouTube Mutley Happy. Se i video vi piacciono mettete mi piace, se non vi piacciono e avete dei consigli da darmi, sono sempre ben lieta di ascoltarvi, anzi di leggervi. Per il momento vi saluto e vi aspetto con il prossimo video. Ciao a tutti!